Alexia ha 30 anni ormai di distanza dal periodo di disco anni 90, ma ancora molto di moda. Cosa è successo? Qual è il segreto del successo? Secondo te continuerà anche nel futuro? Ma tanto impegno e passione. Quando ho deciso di fare questo mestiere non l'ho deciso perché volevo diventare famosa e guadagnare dei soldi. L'ho fatto perché ero proprio spinta dalla passione, dal desiderio di farlo come, per vivere. E questo ti permette anche di andare avanti anche nei momenti difficili, quando magari la tua musica non è proprio di moda e le radio non sono molto interessate. C'è l'affetto del pubblico e l'amore dei tuoi fan che ti porta ad andare avanti e soprattutto a trovare nuovi stimoli. E ovviamente Trieste Caffè Fabugi Caffè, tuoi ricordi di Trieste, ti sei mai esibita a Trieste, sei mai stata in città? Sì, sono stata a Trieste, mi ricordo in un'occasione molto particolare, eravamo con una emittente radio importante italiana, con il tentativo di mettere in piedi un evento che, ahimè, è stato cancellato a causa del vento fortissimo, però ho un ricordo meraviglioso perché eravamo in questa piazza e con questo mare, per me Trieste è una città pazzesca, straordinaria. Un'ultimissima domanda, 2024 sarà per Alexia. Ma guarda, ho già cominciato nel 2023 a riallacciare i rapporti con i miei, diciamo, con le persone che lavorano nel nostro ambiente. Sto cercando veramente di ripartire con un desiderio rinnovato, perché con il lockdown purtroppo avevo anch'io sentito il desiderio di farmi un po' di domande e avevo quasi deciso di smettere perché in fondo avevo avuto delle soddisfazioni, potevo anche ritirarmi e invece poi Meno male che hai pensato. sono stata appunto convinta a ripensarci. Buon 2024 e buon concerto quest'oggi a Porta Rosa. Grazie, Grazie. grazie a voi.